Mila voglia fanatici, io sono Dlarz e bentornati in questa nuova parte di Pokémon Ultra Luna. Nella scorsa parte siamo arrivati qui all'inizio del Monte Nanakila e oggi saliremo fino alla vetta per andare alla Lega Pokémon. Finalmente ci siamo. Nella scorsa parte ho catturato un Drampa e vi ho lasciato scegliere sia nei commenti che in un sondaggio che ho fatto nella sezione community quale Pokémon sarebbe dovuto essere l'ultimo Pokémon del mio team tra Drampa, il nuovo catturato, e Mimikyu, a cui ormai eravate già affezionati. E a quanto pare vi siete affezionati molto di più a Mimikyu perché a votare siete stati in 7200. Cioè, non mi sarei mai aspettato così tante persone a votare. Io nemmeno ci arrivo a 7200 like molto spesso. Quindi 7200 persone che votano sono tantissime. Nonostante molti di voi votavano per Drampa, siete stati pochissimi alla fine, perché ha vinto Mimikyu con il 70% dei voti. Quindi un sacco. Ora so che tutti quelli che hanno votato Mimikyu saranno contenti e tutti quelli che hanno votato Drampa saranno arrabbiati, ma non vi arrabbiate con me. Io vi ho lasciato scelta libera, vi ho lasciato carta bianca, ho lasciato scegliere voi. I risultati delle votazioni parlano: 70% Mimikyu, 30% Drampa. Quindi vittoria schiacciante di Mimikyu. Ci sono stati molti commenti anche per Drampa, ma nonostante tutto, sommando, vince comunque Mimikyu. Quindi non vi arrabbiate con me, vi ho lasciato scegliere, avete scelto lui. E adesso iniziamo. Perché sicuramente ci sarà qualcuno che dirà: ah, Lazzo, non è giusto, però io avevo votato Drampa. Ho capito, ma alla votazione c'è stato il 70% Mimikyu, non posso farci nulla, io ho lasciato scegliere voi, solamente voi. Quindi questo. Andiamo ad attivare subito il repellente intanto, così ci saliamo tutti. Il monte Nanakila, super repellente, eccolo qui, ne abbiamo addirittura 30. Abbiamo un bel po' di Pokémon al 59, quindi vediamo di spingerli al livello 60. Salve! Iniziamo ad affrontare un po' tutti questi allenatori, non so quanti ce ne saranno. Vi ricordo che nel monte Nanakila di Pokémon Sole e Luna ce ne fossero pochi, quindi credo anche qui, perché alla fine la via Vittoria è come se fosse il canyon di Pony, però sapete, no? Hanno spostato un po' le cose, quindi non saprei. Allora, Shinotic, io ho mandato Vaporeon, perfetto, non va bene, ottimo. Guarda, proprio non ci speravo. Chi potrei mandare in campo? Vabbè, no, sapete che vi dico, mantengo Vaporeon, non mi interessa, me la voglio rischiare. Non ho voglia già di fare cambi da subito. Adesso lui mi fa la mossa erba. Ah no, mi ha fatto spora, va bene, dai. Va bene, adesso ti cambio, ok. Uffa, però, non volevo fare i cambi già da subito. Mandiamo Salazzol. Pam, pam. Pa, 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 pam. Allora, lancia fiamme. Ole, ciao ciao. Pikachu sale a livello 64, oh mio Dio. Prossima scelta Clefable, ok. Cambiamo e mandiamo Pikachu. Pikachu, quanto cavolo stai salendo di livello? Una roba assurda. Allora, Clefable, tu sei di tipo folletto, quindi io ti faccio un bel codacciaio. Bam! Oh yes! Può sferrare forte un canto? Ok. E allora adesso io ti faccio un altro codacciaio. Ok, e Clefable è stato tolto. E poi contro i tipi folletto uso sempre Pikachu con codacciaio. Potrei usare anche Salazzol con la mossa di tipo veleno, in effetti. Però Salazzol l'avevo appena usato e quindi ok. Bene, mi ha pure bloccato il passaggio. Brava, bravissima. Oddio, quello non mi vede. Non mi vede da lì. Va bene, lo vado a recuperare io. Salve! Come va? Oddio, c'ho ancora Vaporeon davanti. Che è addormentato. Hey! Charlotte veterana, ok. Ci manda in campo Lickitung. Vaporeon che è entrato in campo con gli occhi chiusi, fa troppo ridere. Dai Vaporeon, svegliati da solo.
Insidia. Oddio. Ok. Dai, Vaporeon, sveglia! No, mio Dio, Vaporeon, svegliati! Non è il momento di dormire. Rotolamento. Ti devi svegliare, Vaporeon. Devi svegliarti. Svegliati! Oh, mio Dio. E non si sveglia mai. Vaporeon! Oh, buongiorno! Oh, finalmente. Giusto in tempo per beccarsi rotolamento alla terza potenza. Cioè, vedi di essere più scattante, Vaporeon. Muoviti! Magari lo bruci, non lo so. No, no, figuriamoci. Ti sta per fare fuori, Vaporeon. Dai, su. Almeno adesso sale a livello 60, meno male. Ah, non c'è salito! Oddio, quanta esperienza mi ha dato? Pochissima, praticamente. Goodra, ok, mandiamo Mimikyu. Finalmente posso iniziare ad usare Mimikyu anche normalmente. Allora, direi carineria. E ciao ciao Goodra. Vaporeon livello 60, finalmente. Abbiamo sconfitto Charlotte veterana. Ok, voglio mettere Mimikyu davanti adesso. Voglio usarlo proprio come primo Pokémon. Quindi andiamo a metterlo proprio davanti a tutti, dato che comunque è quello più basso di livello, è al 55. Deve un po' recuperare. Io ovviamente, come vi ho già detto, non farò allenamenti fuori parte per la Lega, ma ci andrò così con la squadra che ho, con i livelli che ho. Velen puntura, mica male, mica male. Quindi Mimikyu, tutti i livelli in cui tutti i livelli che farai, tutti i livelli che raggiungerai con questi allenatori saranno poi i livelli che ti porterai dietro alla Lega. Intanto qui abbiamo da spostare robe con Macho. Ma questo mazzo lo posso buttare di sotto? Dimmi che lo posso buttare. Lo posso buttare di sotto. Figata. Figatissima. Questo? Anche questo. Bene. Ah, questo è il percorso iniziale, ok. Sì, l'effetto del repellente, bla bla bla. Qui c'è un allenatore. Aspetta che qui mi sa che c'è qualcosa. Aspetta. No, non c'è nulla. Salve. Siamo già a 4 allenatori o sbaglio? Saverio lavoratore. Oh, oh, oh. Relicant. Allora, Relicant, cosa potrei farti? Poi io ti faccio sempre carineria, dai. Almeno è stab. Ed è forte. Idropompa, evitiamo l'attacco. Molto bene. Non spreco nemmeno il fantasmanto. Provo a fare ombra artigli, che è anche stab. Ok, sbadiglio. Uffa, no, no, non mi piace. No, ha evitato l'attacco. Riposo, ecco, perfetto. Perfetto proprio. Ha recuperato energia durante il sonno. Vai, che bello. Allora, chi posso mandare? Pokémon. Potrei mandare Vapor. No, Decidueye potrei mandare in effetti. Sì, Decidueye, assolutamente sì. Almeno faccio il 4 per. Tu intanto dormi da bravo, non ti preoccupare. Fendifoglia! Prendi foglia! Ok, ce l'ho fatta. Molto bene. Nessuno sale di livello, purtroppo. Aspetta, ma Mimikyu si era addormentato? Sì, si è addormentato, mannaggia.
Sveglia, sveglia, sveglia. Ok. Oddio, di nuovo Machamp da usare. Povero me. Oh, spingi! Addirittura due strumenti, che bello. Elisir Max, ok, questo ci servirà magari per la Lega. E di qua? Revitalizzante Max, benissimo. Di solito mi ricordo che nella Lega Pokémon mettevano questi strumenti tipo con una roccia in mezzo dove tu poi dovevi scegliere... Caramella rara! Dove tu dovevi scegliere da che parte spostare la roccia e in base alla parte che sceglievi poi ti beccavi solo uno dei due strumenti. E per beccarti anche l'altro dovevi entrare e riuscire. Cioè riuscire ad entrare, vabbè, sono svalvolato. E tipo... Invece qui l'hanno fatta semplice, ovviamente. Poi la caramella rara vedrò a chi darla. Attiviamo un altro repellente. Queste viuzze secondo... Oh mio Dio! Oh mio Dio, tutti quegli allenatori, li ho visti! Li ho visti! Salve! Dovrebbero avere tutti i Pokémon di tipo lotta. Ovunque andiamo portiamo il nostro Dojo Karate con noi. Bene. Lotta in doppio? Va bene, io ho Mimikyu davanti che ha carineria, quindi va bene. Poi l'altro Pokémon che ho davanti, chi era? Non era Vaporeon, spero. Oddio, perché avete i Pokémon dispari? Che cosa brutta. Siete in due. Allora, un tipo folletto e un tipo lotta. Folletto normale, beware, giusto? Ok, ho Licarrock, va benissimo. Allora, prima di tutto, io farei carineria su Beware. Ah, Beware non era di tipo... Ah, sì, ok, ok. E poi farei pietrataglio e poco efficace su Beware. Ok, la faccio su Mienfu. Che evita l'attacco, ovviamente. Beware sopravvive. Calcio in volo, schiantati. Non si schianta. Figurati se si schianta. Figurati. Figurati se si schianta. Giustamente io fallisco, però lui va bene. Oh mio Dio, quanta pazienza che ci vuole con questi Pokémon. Vai Vaporeon, che tanto mi andrà KO pure Vaporeon. Sono sicuro. Allora, adesso io proverei a switchare un po'. Farei Psichico su Mienfu, che non è super efficace per quale motivo. Non è di tipo lotta, scusatemi. Bah, vabbè. Ah sì, no, non mi segna il super efficace semplicemente perché non l'ho ancora incontrato. Pure io sono stupido, eh. Allora, lotta. Aspetta, faccio carineria su Mienfu. E poi faccio idrovampata. No, comunque, se non sbaglio, Beware è di tipo lotta, folletto. Non mi ricordo. E faccio idrovampata su Beware. Ok. Vai che ce la facciamo a non far andare KO Vaporeon. Vai. Ok. E Beware ci saluta. Machamp, ok. Andiamo sempre con carineria e con idrovampata se dovesse servire. Evita l'attacco, ovviamente. Incrocolpo! E va a colpire ovviamente Vaporeon! Chi mando? Mando Salazol. Ok, direi psichico. E... boh, lanciafiamme, dai. Attenzione! Conclude Salazol. Che raggiunge il livello 60, meno male. Molto bene. E i primi due sono andati. Fatemi revitalizzare Vaporeon. Poverino, non voglio che si perda punti esperienza. Revitalizzante. Ecco a te. Ah no, pure Licarrock, giusto? Vai.
E vai. A te ce ne vuole un altro. Ok. Vaporeon ne ha un sacco di PS comunque. Salve a voi. Come va? State tirando pugni sotto la neve? Molto poetico, devo dire. Anche loro tre Pokémon, ok. Crabominable e Oulucia. Ok, Ligarok può essere utile contro Crabominable. Basta che non. Cioè, basta che non vai a vuoto, per favore. Allora, direi Carineria su Oulucia. E poi Pietra Taglio su Crabominable. Vai a segno, per favore. Vabbè, ogni volta. Dai, Ricarrock, ma sei sempre andato a segno? Perché mi devi fallire oggi? E poi mi so già due volte che fallisce. Dinami pugno. Oh, almeno abbiamo evitato l'attacco. Pangoro, ok. Vai, Carineria su Pangoro. E questa volta vai a segno Ligarrock, per favore. Oh, bravo. Potevi fare un po' di più. Evita l'attacco. Non riesco a fare un turno dove vado a segno sempre. Non ce la faccio. O fallisce uno o fallisce l'altro. E Ligarrock è andato. Chi mando? No, mando Decidueye. Mando Decidueye. Facciamo Psichico su Crabominable e Baldeali su Pangoro. Ok, fuori uno. Vai. E Baldeali! Ciao ciao! Decidueye sta per salire di livello, molto bene. Così poi sale a 63. Gli do anche una caramella rara, così sale a 64. Oddio, questa zona è nuova, mi sa, del Monte Lanaki. Che cavolo ci fa Necrozma lì? Ma è vivo, è una statua. Necrozma è a terra privo di forze. Vuoi condividere con lui la luce del tuo supercerchio Z? Sì? No. Veramente? È apparso Necrozma! Ma lo posso catturare? Giusto? Pensavo che diventasse Ultra Necrozma. Già stavo avendo pa... 65. Provo a fargli un carineria. No, ho fatto poco. Gemma forza! Però molto bello Necrozma comunque. Non mi aspettavo di trovarlo qui. Psichico è poco efficace. Devo indebolirlo. Oh mio Dio. Peccato di aver usato tutti quei carineria prima. Ah! Mimikyu no! È a vita gialla. Ah! Uffa! Manda in campo un altro Pokémon. Chi posso mandare? Mando Vaporeon, dai. Ti faccio comete. Gemmo forza. Oddio, quanto mi ha tolto. Un po' troppo. Proviamo a catturarlo, vediamo. Ultra Ball.
Uno, due, tre. Wow! Difficilissimo! A vita gialla. Ok che i leggendari principali negli ultimi giochi Pokémon sono sempre stati facili da prendere. Hanno un catch rate che è tipo altissimo. Mi ricordo Xerneas e Yveltal, X e Y, tipo... veramente facili da prendere. Ok, Necrozma preso. Non me l'aspettavo che fosse qui, sinceramente. Non diamo un soprannome a Necrozma. E non lo aggiungiamo alla squadra. Non lo aggiungiamo alla squadra. Invia il box. Anche se sarebbe stato figo da mettere, in effetti. Necrozma ha lasciato cadere un cristallo Z. Ultra Necrozium Z. Quindi lo possiamo far diventare Ultra Necrozma? C'è Acromio. Impeccabile. Drarz, è un piacere rivederti. Devo constatare che hai davvero un talento eccezionale. Sei riuscito a catturare Necrozma. Impeccabile davvero. Ho qui qualcosa che potrà esserti utile. L'ultrapattuglia mi ha chiesto di sviluppare un dispositivo per controllare la potenza di Necrozma, ma l'idea non mi piaceva. Quindi ho pensato di modificarla un po'. Grazie alla mia invenzione potrei aumentare ulteriormente la potenza di Necrozma, ma bando alle spiegazioni. Lo constaterai di persona. Ecco a te l'acro congegno numero 1198, meglio conosciuto come Necrozolix. Grazie a questo dispositivo Necrozma potrà fondersi con il Pokémon leggendario Solgaleo. Oh mio Dio, possiamo avere anche quel Necrozma! E non è finita qui. Ti affido anche l'acro congegno numero 1199, meglio conosciuto come Necrolunix. Grazie ad esso Necrozma potrà fondersi con il Pokémon leggendario Lunala. Oh, che bellezza. A proposito, ho saputo che tu e Lunala, o meglio Cosmog, vi siete incontrati molto tempo fa al sentiero Mahalo. Non mi stupirebbe se un allenatore del tuo calibro riuscisse a liberare tutta la potenza sia del Pokémon leggendario di Alola, sia del temibile Necrozma. Devi sapere che le fusioni tra Pokémon sono un po' la mia specialità, ma non voglio annoiarti con le mie chiacchiere. Buona fortuna con le lotte! Va bene, grazie mille. Wow, che figata! Adesso dov'è che si va, però? C'è un modo per salire? Sì, c'è un modo per salire. Si può camminare anche da questa parte. Magari c'è qualche strumento. Eccolo. Difesa speciale X. Wow, mi ha fatto fare tutto questo cammino per una difesa speciale X. Qui non c'è niente. E qui si rientra dentro. Si prosegue ancora. Non mi aspettavo ci fossero ancora allenatori. Ce ne sono anche un bel po', eh. Qui c'è una MT. Geloraggio! 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 Non ci credo! Geloraggio! 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 Vaporeon! Vaporeon! No, 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 non decidi mai, Vaporeon! Ci siamo! Finalmente Vaporeon può imparare una mossa di tipo ghiaccio! Ho atteso questo momento per non so quanto! Questo momento l'ho atteso per non so quanto! Vai, al posto di Fanghiglia! Oh mio Dio, Geloraggio! 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 Oh mio Dio! Vaporeon! Vaporeon! Ah, finalmente, ragazzi, sono così contento. Vai, dobbiamo fare altri allenatori, quindi adesso abbiamo anche una marcia in più. Intanto andiamo a dare un revitalizzante a Mimikyu. E ne diamo uno a Lycanroc. Ok, poi diamo una super pozione a Mimikyu. E una a Lycanroc. E poi gli diamo anche una pozione normale, giustamente, perché non gli facciamo mancare nulla. Pure una Vaporeon. Un'altra Vaporeon. Un'altra ancora Vaporeon. E una Decidueye. E un'altra Decidueye. Ok, basta così. Oddio, quanto sono contento. Geloraggio. Beh, giustamente nel Monte Lanakila cosa potevi trovare se non Geloraggio? Stiamo sprecando repellenti a non finire, intanto. Salve!
Ci sono un po' di allenatori comunque, ne hanno messi un bel po' rispetto a Sole e Luna. Robby cerca Pokémon. Che ci manda Florges. Gli mandiamo Mimikyu. Non so cosa usare. Oddio, ho finito carineria, giusto, mi ero dimenticato. Campo nebbioso. Non c'è nessuno che mi cura i Pokémon. Vai. Nè. Forza lunare. Vai, ombra artigli. Decidueye al 63. Molto bene. Adesso gli do la caramella rara. Anzi no, gliela do quando ho finito gli allenatori. Articolato comunque questo Monte Lanachila, eh? Allora, devo dare un secondo, un tipo Etere Max. Mossa scelta, ok. Carineria. Cambierei anche il Pokémon davanti perché Mimikyu non è abbastanza versatile, rimetterei Vaporeon. Salve, avventuriero, montanaro, meme. Pa-pam-pam. Gigalith, oddio, che avrà vigore sicuramente. Che bello. Direi che è arrivato il momento di provare la nuova mossa, ovvero Gelo Raggio. Congelato! Cioè, rendiamoci conto, prima Vaporeon ci ha messo 4 turni per svegliarsi, lui ovviamente si scongela immediatamente. Ho pure sbagliato. Dovevo usare idropompa, ho usato idropompa. Per fortuna che è andato a segno. Ciao Gigalith. Livello 61 per Vaporeon. Mimikyu livello 57. Benissimo. Abbiamo sconfitto anche Galileo. Che bello, Galileo. Qui fuori cos'altro abbiamo? PP Max. Ok. Qui non c'è nulla? Ok, niente. Rientriamo dentro che fa freddo, io sono a maniche corte. Allora, la parte di sotto l'abbiamo fatta, adesso direi che possiamo proseguire verso l'alto. Mi ricorda un sacco tipo il percorso, la caverna, quella degli specchi di X e Y. Questo percorso interno del Monte Lanachila. Salve! Qui ce n'è una, lì ce ne sono due, quindi abbiamo almeno altri tre allenatori. Lei compresa, ovviamente. E io che pensavo che questa parte sarebbe durata poco, perché mi ricordavo il Monte Lanachila, più piccolino, insomma, con Sole e Luna. A proposito di Caverna degli Specchi di X e Y, abbiamo ovviamente un Pokémon di sesta, Pyroar. Non poteva mancare. Abbiamo visto un sacco di Pokémon di sesta comunque utilizzati in Ultrasole e Ultraluna. E la cosa mi piace un sacco perché io adoro X e Y. Intanto Pyroar ci saluta. Prossima scelta Claydol. Va bene, sempre un Pokémon di tipo terra, quindi va benissimo per Vaporeon. Però questa volta voglio usare Geloraggio. Oh, che bello poter usare Geloraggio! Ho atteso per così tanto. Cioè, Vaporeon è stato il Pokémon delle attese. Perché vi ricorderete quando aspettavo che imparasse una mossa di tipo acqua decente, poi ho trovato idrovampata. Ho aspettato che imparasse una mossa ghiaccio decente, ho trovato Geloraggio. Fantastico, fantastico.
Poi ti dà una soddisfazione immensa una volta che ci riesci. Ligarrock al 60! E adesso, a parte Mimikyu, abbiamo tutta la squadra almeno al 60. Non potrei essere più felice di così. Per la Lega penso che saremo pronti. Adesso l'importante è far salire Mimikyu al 60. Non so se ci riuscirà. Vabbè, cerchiamo almeno di farlo arrivare al 59 e poi magari gli do una caramella rara. Intanto Milotic ti uso Fulmine. Molto bene. Bora, evitiamo l'attacco, per fortuna. Vai Pikachu, devi andare a segno con tuono, ce la devi fare. No, Pikachu! Ah, ha fallito anche lei. Ha fallito anche lei, dai Pikachu! Dai Pikachu! Ok, è andato a segno con l'idropompa. Perché ho sempre sfiga? Perché ho sempre sfiga? Perché con Fulmine non la buttavo giù, è ancora vita verde. Sempre sfiga comunque, oh mio Dio. Vai, Fendifoglia. Molto bene. Sconfitta Augusta. Papparà, papparà. Di qua che cosa c'è? Oddio, ma quanto si svincola questo Monte Lanakila. Glaceum Z. Ha un sacco di viuzze comunque. Dice uno strumentino. Ricarica totale. Bene, anche questa utile. Ci stiamo bardando per la Lega. Ok, torniamo sotto. Alla fine era un vicolo cieco, quindi dobbiamo proseguire verso l'alto, dove c'erano appunto due allenatori. E penso che sia... Ah, qui tra l'altro possiamo far evolvere Eevee in Glaceon. Credo che questi siano gli ultimi due allenatori, almeno spero. Non vorrei che questo episodio uscisse di 40 minuti. Christine! Ciao Christine. Ci manda in campo Emolga, che è anche di tipo volante, quindi va bene. Se siamo fortunati, vabbè, ci farà una mossa di tipo elettro e ci butterà giù, ovviamente. No, quindi no, non me la rischio, non me la rischio, non me la rischio. Vado a mettere in campo Licarrock. Scarica! E io vado a usare Rocciotomba. Ole! Salazar 61? Oh yes! Oh, mi sa che ci siamo, eh? Mi sa che ci siamo, questa è l'ultima. Ah no, ce n'è una... Ce ne sono uno o due lì sotto, non capisco. Sembra che ce ne siano due vicini. Quando finiscono sti allenatori? Il Sole e Luna non ce n'erano, qui ce ne sono forse un po' troppi. Io tipo un paio li avrei tolti, no? Vanillux. Oggi ho proprio voglia di gelato. Sì, ma Vaporeon non va bene però. Quindi mando Salazol. Allora, direi lanciafiamme assolutamente. Molto bene. Prossima scelta Miss Magius. Va bene, lascio Salazol. Vai, lanciafiamme. Vado con lo stab, vediamo quanto gli riesco a togliere. Sono forti i Pokémon degli allenatori comunque, 53 è tanto, eh. Non troppo, ma comunque è tanto. Ma io dico meglio così, almeno mi alleno. Vai. E anche Miss Magius è andata. Perfetto, vai, vai, mancano gli ultimi, credo. Non so cosa ci sia dietro quella porta, quell'uscita. Il barco. Repellenti, quanti ne avremo sprecati?
20? No, 20 no, magari una decina. C'è una lotta in doppio, c'è una lotta in doppio. Allora, io direi di mettere davanti Decidueye e Lycanroc. Anzi no, Decidueye e Salazzol. Salve. Un fatto allenatore e un veterano. Cinque Pokémon! Hanno cinque Pokémon! Stiamo scherzando? Quanto tempo mi volete far stare dentro questa caverna? Allora, non so su chi concentrarmi. Allora, facciamo così. Baldeali su Vikavolt e Lanciafiamme su Glalie. Benissimo, brutto colpo, ok. Residuali Baldeali. Ok. Mica molto usa agilità. Attenzione perché potrebbe diventare pericoloso. Tiranitar! Oh mio Dio! Che bello però che è il mio Pokémon preferito di seconda gen. Bellissimo, lo adoro. Però vedi di non farmi male, eh? Questa volta inverto, faccio lanciafiamme su Vikavolt. E Fendifoglia su Tyranitar, che ha messo pure la sabbia in campo, mannaggia a lui. Benissimo! Brutto colpo! E Tyranitar non parla più. Ma pare un 62. Benissimo. Anche Salazzol e Decidueye stanno per salire di livello entrambi. Più Decidueye. Bisharp! Oddio, avete tutti i Pokémon più forti! Forretress, pure! Pure Forretress! Vabbè, Forretress è difensivo più che altro. Mi ricordo quando giocavo competitivo, Forretress serviva per spammare tipo le vitoroccia o le punte, non mi ricordo bene. Vai, lanciafiamme su Bisharp, che è anche di tipo acciaio. Benissimo. Livello 64 per Decidueye. Mimikyu livello 58, benissimo. Fendifoglia! Non gli ho tolto un cavolo! Beh, giustamente, di tipo coleottero, se non sbaglio, anche. Ha usato esplosione? Cioè, Salazzol mi stava per salire di livello! Mi stava salendo di livello! Maledetto. Va bene, penso che abbiamo finito. Oh yes, abbiamo finito. Ora saliamo su sperando che nessuno ci fermi. Perché sapete no, poi arriva, che ne so, Lilia, arriva Au, arriva Kukui. Tanto arriverà sicuramente qualcuno a dirci qualche cavolata, sicuro. Ah no, mi sa che qua dobbiamo sfidare Au. Mi sa che qui c'è la sfida con Au da fare. Curami, donna! Muoviti! Forza, sbrigati! Pam pam parapam. Ok, grazie mille. Ciao, ciao. Salve. Ok. Vabbè, loro non ci dicono niente. Qui dietro non c'è nulla. Non c'era Au che ci sfidava? Basta repellenti. Eccolo Kukui. Benvenuto Dlarz. Congratulazioni, hai completato tutte le prove, le grandi prove del giro delle isole. Grazie. Professore, non ha freddo.
Ricordo ancora quando hai scelto il tuo primo Pokémon nel percorso 1. Ma torniamo a noi. Non ti resta che affrontare la Lega Pokémon. Ora sì che inizia il bello. Il Monte Lanakila è il luogo in cui, in origine, si affrontava la fase finale del Giro delle Isole, ma anche in onore dei Pokémon leggendari che abbiamo costruito qui, il posto più vicino al cielo di tutta Alola, la Lega Pokémon. Mi ricordo quando ho affrontato la Lega Pokémon dell'Altopiano Blu. Ero pieno di entusiasmo. I capi palestra di Kanto mi hanno conciato per le feste, ma i miei amati Pokémon hanno sferrato le loro mosse mettendoci il cuore. E il mio ultimo avversario, quel Domadraghi con il mantello. Lance! Beh, non voglio annoiarti con le mie storie. Entra, dai! Assicurati di essere pronto, però, perché una volta dentro non si torna indietro. Benissimo. Una delle tue Pokéball si è mossa. Che succede? Ne è uscito Decidueye. Ciao, Decidueye, bellissimo. Che bello, eh? È il primo Pokémon che hai scelto. Guardando negli occhi il tuo fedele compagno ti tornano in mente tutte le vostre avventure. Che cosa bella. No, veramente, Ultrasole e Ultraluna. Ultrasole e Ultraluna veramente, veramente carini. Sotto questi piccoli miglioramenti. Ok, penso che ci siamo. E allora, Pokéfanatici, mentre faccio il potere Rotom, io vi ringrazio per avermi seguito anche in questa lunga parte. Vi saluto, ricordatevi di lasciare un bel mi piace e noi ci vediamo nella prossima parte in cui inizieremo la Lega Pokémon con i Super 4. Alla prossima e bye bye.